Stai organizzando una festa a tema unicorno, ma non sai come intrattenere gli invitati? Beh, niente panico, in questo video ti spiego come fare. Ma prima, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Ciao, sono Luisanna, benvenuti nel mio canale. In questo video vi suggerisco 5 giochi e attività per intrattenere e divertire i vostri piccoli invitati in una festa tema unicorno. Vi piace la mia maglietta? Beh, andate a vedere il video tutorial dove vi spiego come realizzarla. Gioco attività numero 1. La storia degli unicorni. Una festa tema unicorno è una festa magica, quindi già dall'inizio ci dobbiamo calare in un'atmosfera veramente fantastica. In che modo? Allora, dovremo leggere a tutti i bambini una favola. Io ho scritto questa storia sugli unicorni che svelerà la missione di questi fantastici animaletti che sono riuniti in questo giorno di festa e sono proprio rappresentati dagli invitati. Quindi gli invitati saranno unicorno per un giorno. Gioco attività numero 2. Qual è il tuo nome da unicorno? Ogni unicorno che si rispetti ha il proprio fantastico nome. Ciascun bambino otterrà il proprio pseudonimo di fantasia grazie a questo simpatico schema che ho creato. Qual è il tuo nome da unicorno? Indovinate un po' qual è il mio? Felice stella sorridente. Gioco o attività numero 3. Il laboratorio creativo. Per i più piccolini vi suggerisco semplicemente di stampare alcuni disegni che loro poi andranno a colorare, ovviamente disegni di unicorni. Invece per i più grandicelli possiamo usare un po' di più, quindi creare dei laboratori più coinvolgenti ma anche un pochino più complessi. Tema sempre unicorno. Potete fargli realizzare questo cerchietto unicorno, come vedrete nel video che ho già preparato, o addirittura per le ragazze più grandi potete dire di portare alla festa una maglia bianca che poi verrà trasformata in una maglia come questa. O ancora andate a vedere il mio video tutorial su come trasformare un semplice palloncino bianco in un unicorno. Gioco attività numero 4. Il Pin-It. Mi sono ispirata al famoso gioco anglosassone del Pin-It e ho creato questo poster. I bambini dovranno essere bendati e dovranno cercare di attaccare il corno all'unicorno. Così. Ci sono? Vince il bambino che si avvicina di più. Beh, c'ero quasi. Gioco attività numero 5. Treasure Hunt, caccia al tesoro. Dividete i bambini in due squadre. Le squadre si dovranno affrontare tra di loro e dovranno superare diverse prove. Alla fine di ciascuna prova, alla squadra che l'avrà superata verrà dato un palloncino colorato che rappresenta uno dei colori dell'arcobaleno. Vince la squadra che per prima riesce a completare l'arcobaleno e quindi a ottenere tutti e 6 i colori. La nostra festa è già finita. Vabbè, accontentiamoci del regalino di fine festa. Ho pensato a questo fantastico diario segreto. Potete andare a vedere come realizzarlo nel mio video tutorial. In questo diario segreto ho inserito anche lo schema per andare a calcolare il nostro nome da unicorno e poi, ovviamente, delle pagine lasciate libere dove poter annotare i propri segreti. Troverete tutti gli schemi dei miei giochi sul mio blog www.ilfantasticomondodilu.it e li potrete scaricare gratuitamente. Se il mio video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e soprattutto iscrivetevi al mio canale. Aspettate, aspettate! Quale gioco o attività vi è piaciuto di più? Scrivetelo nei commenti perché sono veramente curiosa. In che modo? Allora, la prima gioco... Ciao e... No, che ciao.